Amici della Pallanuoto, a tutti la buona serata. I temi fondamentali di questa puntata sono sicuramente la Pallanuoto Trieste, che neofita della Serie 1 si è salvata con certo anticipo, e la Rarinantes Savona, che ufficialmente ormai fa parte della Final Six, un'altra Ligure. Bene, della Pallanuoto Trieste parleremo con mille servizi, anche con un approfondimento. La Rarinantes Savona, invece, la mitica Rarinantes, è qua con noi in studio da Savona. Federico Mistrangelo, ciao Federico, buonasera, grazie di essere qua. Jacopo, grazie. Alesiani, buonasera. Altro centrovasca della Rarinantes Savona, grazie Jacopo, grazie. Entrambi nel giro della nazionale da molto tempo. Per prima cosa, come di consueto, andiamo in vasca a vedere che cos'è successo nelle ultime ore in A1 e A2. I primi verdetti. Alla Final Six partecipano per lo scudetto Prorecco, Brescia, BPM Sport Management, Posillipo, Canottieri Napoli e Savona. Per i play-out, Roma Visnova, Lazio Ortigia e una fra Florenzi e Sori. Due le partite di prestigio. Il derby Roma Visnova Lazio, finito in pareggio ma con i ragazzi di Ciocchetti in vantaggio di 4 gol, 10-6, alla fine del terzo tempo. Il gol di Dirocco in chiusura obbliga la squadra del presidente Ferraro ai play-out evitabili pochi minuti prima. L'altro pareggio 9-9 fra Savone e Bogliasco. Rari biancorossa sul 9-7 nell'ultimo quarto con Sadovio e Mistrangelo. Bogliasco bene in pareggio con De Train e gamba corta sulla sirena. Va bene ad entrambi. La squadra di Bettini è salva, il Savona conferma l'ingresso in Final Six con una giornata di anticipo. In coda la Florenzia perde in casa dal Posillipo Roberto Zeno, privo di Renzuto Iodice, squalifica, e Gallo infortunio. Combattuta, biancorossi anche in vantaggio, 5-4 con Federico Panerai, Klikovac e Cucovillo firmano il 9-7 finale per i napoletani. Resta un punto di distanza dal Sori, che perde a Trieste con la squadra Under 20. Ultima gara alla Bianchi per i friulani, che festeggiano firmando subito il 3-0 con doppietta di Mezzaroba e Capitan Giorgi. Ma per i giovani soresi è festa lo stesso. Ora ultima gara con Sori in casa a Firenze contro la Quacchiara e la Florenzia a Busto con la BPM. Chiudono il quadro Recco, senza Mandic per infiammazione agli addominali, Acquachiara 11-6, che arriva a punteggio pieno alla gara con il Brescia di sabato prossimo, il quale non fa sconti al Posillipo, parziale mediato di 6-0 nel primo quarto. Il BPM vince a Siracusa. In A2 tutto deciso nel girone nord con le vittorie delle quattro qualificate, quinto a Stento sul Chiavari 6-5, Camogli a Legnano sul Wasken Boys, Torino 81 a Bergamo e Lavagna ad Albaro Spondanervi. Questa e la Farm Italia si giocano sabato prossimo la retrocessione diretta. Bene, Federico, invece parliamo immediatamente, Federico e Jacopo, entrambi, della vostra qualificazione. Mi sembra che, non so se ci credeste o no all'inizio, però è stato un gran lavoro da parte vostra e da parte di Angelini. Sicuramente, all'inizio non ci credevamo, non ce lo siamo mai detto neanche tra di noi che l'obiettivo fosse questo. Personalmente penso che le prime sei doveva essere compresa la Quacchiara come livello sulla carta, poi ovviamente c'è sempre qualcuno che sbaglia qualcosa, loro non hanno fatto un campionato perfetto, lo sappiamo, quindi noi ci siamo inseriti, però insomma abbiamo per tanto tempo temuto di finire nel vortice dietro, che invece era comunque sarebbe stato difficile uscirne, perché noi ce la siamo giocata sempre con tutti, non abbiamo mai vinto certo. Facile con nessuno, soprattutto fuori casa, c'erano tanti campi difficili quest'anno e sapevamo che insomma finire un po' in crisi era facile. È andata abbastanza bene per tutto il campionato, poi alla fine è uscito fuori anche questo risultato finale che non è ancora finita. Potreste arrivare anche più su volendo. Speriamo. Jacopo, è vero che avete, mi sembra, che in vasca voi mettiate quella grinta, quel quid pluris che è tipico di Angelini, del vostro allenatore? Sì, Alberto ci passa tutto quello che sa e tutto quello che comunque ci insegna. Ci ha insegnato tanto, ce l'abbiamo avuto da 3 anni e in 3 anni ci ha insegnato tutto quello che sapeva e ce n'è ancora tanto da insegnare. Abbiamo giocato molto bene, molto cioè di squadra, e quindi abbiamo potuto vincere delle partite anche grazie allo spirito che ci ha passato il nostro allenatore. Bene, allora, come detto, noi andiamo un po' a conoscere la realtà Trieste, perché è una realtà nuova, una squadra storica, era da parecchi anni che bucava la 1, però è ritornata, seppure con una ragione sociale diversa, insomma una grande tradizione, quindi la studieremo a fondo. Cominciamo col capitano Aaron Giorgi, che come sentirete, non ha ancora digerito la bruttissima partenza di Bogliasco, in cui la Pallanuoto Trieste fece una brutta figura, poi rimediata.
Ma sicuramente dall'inizio del campionato, un campionato molto difficile per noi, una novità, un ritmo diverso, una qualità di gioco molto diversa. La prima partita è stata proprio brutta per noi, perché dopo tanta fatica, tanto allenamento, tanta preparazione, fare una prima partita così in televisione prendendo 10-3, insomma, è stato veramente un disastro. Però poi ci siamo rifatti, mettiamola. La piazza si sta appassionando sempre di più, avete quasi sempre il pienone. È merito di Summer, è merito di tutto il gruppo, insomma, come vedi questo sviluppo qua a Trieste? Ma sicuramente è una città che risponde molto bene, ci ha sempre seguito, ci ha sempre dato una mano. In caso di vittoria e in caso di sconfitta sempre sono stati con noi. E questo è un merito della città, secondo me, perché sono partecipi, anche oggi sicuramente sarà un sacco di gente per salutare la squadra che gli ha regalato una salvezza in questo caso. Insomma, noi siamo contenti di averli sempre qui con noi. Fede, mi sembra di ricordare, di capire che dopo la gestione di tuo papà, che è veramente il guru, è colui con cui è nato il movimento Savona praticamente pallanuotistico e che continua ancora a livello giovanile tirando su le leve che saranno determinanti i prossimi anni, voi abbiate proceduto sempre con allenatori diversi, ma della piazza vostra, no? Abbiamo avuto Bruno Pisano, abbiamo avuto lo stesso Angelini, eccetera. Sì, Andrea Pisano. Andrea, sì, Bruno è un po' più datato, poverino, sì. Ecco, riuscite a, come dire, portate avanti un discorso interno, un progetto vostro, tutta gente di Savona della vostra categoria, mi sembra. Beh, sicuramente Andrea Pisano ha fatto per anni bene nelle giovanili della Rari, è sempre stato alla Rari, è sempre stato un'icona della Rari. Sì. Alberto come giocatore, lo sappiamo, è andato fuori tanti anni, però poi è tornato, è stato di nuovo tanti anni a Savona, ha fatto solo un anno lui nelle giovanili, però insomma, sì. Quando hai la possibilità di avere certi campioni, perché tutti e due sono stati dei grandi campioni, grande esperienza internazionale a casa, perché non puntare su quelli? Certamente. Torniamo, poi sentiamo anche Jacopo, torniamo a Trieste, andiamo a sentire i due stranieri, Elez e Popovic. Elez con una grande esperienza, Popovic che invece ci dà una anteprima in esclusiva sul suo futuro, che non sarà più l'Italia. Sì, ma merito di tutta la società, anche di tutti i ragazzini, ragazzi che compagni di squadra, poi allenatore sempre, devo dire anche ringraziare a questa stupendi tifosi, che era veramente piacere giocare in questo ambiente. Tu hai avuto grandi squadre, Savona, Brescia, sei un po' in periferia, come ti trovi qua a Trieste? Ma anche l'anno scorso ho avuto primorie a Fiume, che è praticamente 40 km da qua. No, mi trovo veramente bene, sono anche vicino a casa, molto molto bene, sono contentissimo. Mi sono trovato bene in Italia, ho giocato quattro campionati in A2 belli, combattuti con Chiavari, Trani qua, anche con Trieste. Con Trieste abbiamo fatto un gran risultato, l'anno scorso promozione, questo anno salvezza facile, a virgolette, e niente, sono trovato bene qua in Italia. Penso che questa ultima partita qua a Trieste, che torna a Spalato in Croazia, forse ci vediamo in qualche coppa in Europa, ma in Liga Italiana questo è l'ultimo campionato. Bene, speriamo di vederlo presto in vasca. Jacopo, parlavi prima di Angelini, che è da 3 anni, tu hai vissuto tutta la trafila biancorossa. Parliamo un po' di questo allenatore, che cosa ti dà? Perché lui è piuttosto schivo, ma penso che abbia, come dire, sia giusto dimostrare quello che merita. Sì, io ormai ce l'ho da 4 anni, perché ho fatto anche un anno di giovanili insieme a lui, che erano gli allievi, che poi ci ha portato a vincere il campionato nazionale. Quindi cioè, mi ha passato tanto, sia a livello tecnico sia a livello umano. È una bravissima persona, ti insegna tutto quello che può, ti insegna, è rigido, però è rigido, cioè nel senso che quando serve ti dà il cazzettone e comunque ti fa tornare in riga. Direi un grandissimo allenatore. Dopo questa disamina, al posto assicurato in squadra per altri 3 anni, se sente Alberto.
Allora, come ogni squadra che si merita, c'è un bel ligure, ce ne sono due esattamente nella Pallanuoto Trieste. Uno è l'allenatore che però abbiamo sentito tante volte, Genovese Piccardo, l'altro è Filippo Ferreccio, un recchese, recchelino anzi, i latini dicono nemo profeta in patria, insomma per trovare grosso successo ha dovuto emigrare. Beh, è stato un campionato fantastico perché abbiamo ottenuto un risultato che nessuno aveva mai pronosticato all'inizio, nonostante le quattro sconfitte subite proprio le prime quattro giornate. Abbiamo ottenuto questa salvezza a tre giornate dalla fine, quindi è come aver vinto lo scudetto per noi. E d'ora in poi che piazza sarà Trieste? Penserete sempre alla salvezza o a qualcosa di più? Beh, l'obiettivo del presidente e poi anche quello della squadra è quello di migliorarsi sempre, quindi adesso cerchiamo di ottenere l'ottavo posto, che è quello che desidera il presidente. Poi l'anno prossimo si vedrà, tanto vedremo un po' con la campagna acquisti cosa si farà, e il sogno sarebbe playoff. Dicono che la Liguria è una patria ingrata, per trovare successo bisogna andare all'estero. Ma non è vero, non è vero, in Liguria si lavora molto bene, ci sono buonissime squadre, però qua devo dire che ho trovato un ambiente molto caldo e che si sta appassionando sempre di più alla pallanuoto. Federico, voi avete una piscina che dopo millenni di sofferenze, insomma, è una delle più belle d'Italia e noi stiamo molto attenti alle piscine e ai contenitori. Quanto potrebbe anche diventare un centro federale, perché ne ha le caratteristiche se ci sarà la volontà. Ecco, quanto vi può aiutare questo, anche se dei tuoi colleghi mi dicevano, ma tuo papà stesso diceva, ma abbiamo fatto bene anche con la piscina scoperta. No, beh, facevamo anche meglio, ma quello dipende dalle squadre, non c'entra più di tanto. La differenza c'è, la sentiamo, perché penso che ci sia più che altro per il settore giovanile, nel senso che quando eravamo a Luceto, soprattutto quando siamo stati là, abbiamo perso un po' di appeal a livello giovanile, perché era fuori Savona, perché era fredda, e noi anche l'abbiamo patita parecchio, perché con la neve fuori si faceva fatica veramente. Adesso è tutto diverso e sicuramente il settore giovanile è tornato a fiorire. Certamente. Allora, noi chiudiamo questa prima tornata delle partite ritornando sul Bordo Vasca di Trieste, andando a sentire due giovani del Sori. Sori che è entrato in vasca con l'Under 20. Uno via Cava, che dei 5 gol soresi, 4 sono stati segnati da giocatori che avevano già realizzato. Invece via Cava è stato il primo gol ufficiale in Serie 1. Sentiremo anche Massaro, il giovane portiere, e Temellini, che ci parla di quello che potrebbe essere il suo futuro nella pallanuoto. Allenatore neofita quest'anno, un anno che è terminato purtroppo per lui male. È stata una bella sensazione, soprattutto vista l'avversario di cui ci troviamo davanti. Abbiamo fatto una bella partita tutti noi ragazzi, nonostante l'avversario. Sono felice del mio primo gol in Serie A, spero che sia il primo di una lunga serie. Però adesso arriva il bello col prossimo anno, dovrete fare di più. Il prossimo anno ci aspetterà più responsabilità per noi giovani, quindi saremo obbligati a dare ognuno un po' di più in vista del prossimo anno, che sarà molto più difficile rispetto a questo. Sì, ci abbiamo messo tutta, nonostante siamo una squadra under 20, comunque in preparazione alle finali, quarti alle finali, abbiamo dato il massimo, un allenamento di grande intensità.